invitato, ma mi fa sempre piacere venire a parlare, perché secondo me questi scambi sono sempre utili per poi capirci nei tavoli dove invece ci dobbiamo confrontare. Allora, io non sono così ottimista come i miei colleghi. Secondo me il mondo dell'assicurazione è davanti a un grande, grande cambiamento. Voi sapete che noi siamo una delle più importanti multinazionali italiane, quindi siamo in 60 paesi, quindi noi abbiamo una visione di quello che succede ovunque. E abbiamo due grandi preoccupazioni. Una è legata al cambiamento, alla velocità del cambiamento. Non si parla solo di digitalizzazione. Digitalizzazione ormai è una parola strausata, non vuol dire niente. Allora, qui parliamo di cose più concrete. Robotica, artificial intelligence vuol dire che saltano intere fasi dei processi. Ok? Diciamocelo, perché sennò continuiamo a parlare. Non basta fare formazione, perché alcune persone non avranno quel lavoro. Ce ne saranno altri. Sono d'accordo sulla logica che fra quelli che nasceranno e quelli che spariranno probabilmente ci potremmo equiparare, ma alcune fasi spariranno del tutto. E quei lavoratori lì sono i più svantaggiati, perché non hanno le capacità oggi di poter fare un salto sui nuovi lavori. Quindi rendiamoci conto che stiamo affrontando una fase dove avremo delle persone più deboli che saranno messe fuori dal mercato del lavoro. Ok? Questo deve essere chiaro, perché è molto importante quello che andremo a fare nei rinnovi contrattuali, perché dovremo tutelare esattamente queste fasce, perché la tecnologia li tira fuori, le nuove competenze li tira fuori. Avremo nuovi lavori, ma questi saranno fatti da totalmente nuove competenze. E questo è il primo scenario di cambiamento tecnologico, che è molto molto importante, perché chi non sarà in grado di gestire i dati, e quindi per me non è la digitalizzazione la grande innovazione, ma sono tutto ciò che è big data, data analytics, la capacità di conoscere questa massa di dati che oggi siamo in grado oggi di interpretare, no? Che ti fa portare a avere delle proposte personalizzate. Per questo il rischio di Amazon, il rischio di Google, se no non si capisce, perché loro hanno questo know-how che noi ancora non abbiamo così forte. Noi non siamo indietro. Noi non siamo indietro rispetto alle banche, noi come generali non siamo indietro rispetto a quello che fanno le altre assicurazioni del mondo, perché siamo andati a vederle, siamo lì, per cui siamo consapevoli di quello che sta avvenendo. L'altro grande minaccia sono i tassi di interesse bassi, perché non c'è che ci nascondiamo, con tassi di interesse bassi che prospetticamente rimarranno bassi, soprattutto per chi fa del business vita, come le generali, uno dei grandi asset su cui si basa, importante anche i dati, ma come diceva il mio collega, la crescita, la sottoassicurazione italiana in realtà è un miraggio di crescita, come si è dimostrato in tanti anni, un po' perché ovviamente per il modello di Stato italiano, poi uno lo può discutere o no, ma insomma è uno Stato sociale molto forte, con una sanità che funziona, e questo è un bene, con una tutela nel caso di grandi disastri che comunque c'è, è fatta. Poi abbiamo un grosso debito, e questo sarà un tema che ci porrà se noi reggiamo questo sistema per il futuro, però oggi questa è la situazione, quindi questa istanza ad assicurarsi è un po' in Italia non è molto sentita, perché non ci sono quegli eventi che portano in altre nazioni ad assicurarsi, perché sennò la casa non ce l'hai più. Allora, stante che i danni, non facciamo una previsione di grandissima evoluzione del mercato, almeno nei prossimi anni, che ci porti a crescere, guardiamo bene con attenzione la salute, guardiamo bene con attenzione il welfare, sono tutte tematiche nuove su cui tutti lavoriamo, però è chiaro che i tassi di interesse bassi portano un grande punto di domanda su tutto il ramo vita, che è uno dei rami più importanti, non solo nostri, anche bancari, fra l'altro, che poi Banca Intesa e il mondo anche delle banche sono entrati. E se voi andate a guardare altri mercati, tipo il mercato giapponese, ci sono stati grandi fallimenti, perché al momento in cui non sei in grado di remunerare più il capitale che ti è stato dato, in quanto gli investimenti che fai sono a tassi addirittura in Germania sotto lo 0, meno 1, meno 2, ecco, queste cose qui ci devono porre delle attenzioni in quello che sarà il prossimo futuro del nostro settore e anche del settore bancario, che si sta spostando al mondo assicurativo cercando di trovare, diciamo, quei risultati che non trova più nella sua attività ordinaria, no? Poi magari qualcuno ha provato anche a vendere qualcosa in filiali che non fossero solo assicurazioni ma altri beni e servizi, però questa è la logica in cui oggi operiamo. Quindi siamo di fronte a un momento di grossa discontinuità. E il prossimo contratto deve gestire questa emergenza che io vedo avanti, ma un'emergenza, guardate, che non avrà tempi lunghi.
avrà tempi brevi, perché la velocità di cambiamento è molto più rapida di quello che ci aspettiamo. Noi lo vediamo perché noi applichiamo sia l'artificial intelligence che la robotica nei nostri processi. E io i processi, per esempio, liquidativi, di cui parlava il mio collega, per esempio quelli nel mondo del sanitario, li vedo saltare totalmente attraverso l'automazione e l'artificial intelligence che di volta in volta monta sopra, impara e sostanzialmente toglie delle attività più semplici e più basse, che ovviamente sono queste liquidazioni più semplici. Quindi questi cambiamenti si uniscono anche a una fortissima richiesta delle persone di lavorare in maniera diversa. Okay? Quando noi parliamo di metodologia agile, di modi di lavorare che esistono già in Europa, ANGI ha cambiato totalmente il suo modo di lavorare, non si lavora più con metodi tradizionali, cioè inseriti nei propri silos con metodi tradizionali, ma si lavora con modalità diverse, partecipative, mettendo insieme le persone, mettendo insieme le competenze, lavorando su obiettivi. Sapete bene che noi per esempio abbiamo un accordo molto importante sullo smart working, la gente lo vuole, sta 2 giorni a casa e lavora da casa facendo di più, quindi felicità di chi lavora e felicità ovviamente anche per quanto riguarda noi, perché vediamo una produttività che è anche migliore, quindi è un win-win in questo caso. Ecco, queste esigenze di cambiamento che vengono dalle persone, che vengono nei modi di lavorare, è un'altra cosa che dovremmo gestire nel prossimo contratto, perché i modelli organizzativi e contrattuali che abbiamo finora non si sposano con questi nuovi modelli organizzativi. Quindi cosa avremo? Dovremo gestire in anticipo un esubero che viene da alcune aree chiaramente individuate della nostra forza di lavoro. Avremo necessità di fare ingressi di nuove competenze per rispondere alle sfide che ci vengono da Amazon, che ci vengono anche dai nostri concorrenti bancari. Io non la vedo l'unione, io ritorno sul tema, le assicurazioni vogliono rimanere col proprio contratto, io non vedo nessuna integrazione contrattuale fra banche e assicurazioni, in generale su questo non si sposeranno mai, perché noi abbiamo interessi del tutto diversi dal settore, abbiamo modelli del tutto diversi dal settore bancario. Facciamo un altro mestiere, e si è visto durante la crisi. E terzo elemento che dovremo sicuramente, su cui investire, è nel comunque investire massicciamente in formazione anche nei mestieri che non sono oggi direttamente intaccati dall'automazione, perché anche quei mestieri lì dovranno fare un salto molto importante. Quindi non volevo tornare su nascondere, diciamo, come dire, il dibattito dietro la normalità, perché questo contratto non sarà un contratto di normalità per quanto ci riguarda. Per risponderti sui contratti, chiaro che normale, un uomo d'azienda ti dico che 2 contratti con contenuto economico non li gestirò mai insieme, perché se non so come si chiude uno non posso sapere cosa posso mettere nell'altro, okay? Quindi finché non si chiude la prima parte del secondo possiamo parlare di scenari, ma non entreremo mai nella trattativa. Questo vale per il gruppo Generali, che essendo ormai noi si rimasti dentro Agna pesa molto nelle decisioni di come portare avanti il contratto nazionale. Quindi il mio auspicio, noi siamo sempre lì al tavolo, sempre a discutere ma di cose importanti, però ricordiamoci che l'integrativo, il contratto di secondo livello, ha certe finalità, il contratto nazionale ne ha altre. Quindi io tengo che quelli che devono essere contenuti di un contratto aziendale siano contenuti di un contratto aziendale. Produttività, quindi elementi ovviamente normativi, legati all'aumento della produttività. Quindi non si può traslare in un contratto aziendale contenuti di un contratto nazionale. Su questo per me è un principio sacro, e se stiamo in quegli ambiti lì andremo a chiudere, a trovare le sintesi come abbiamo fatto. Se non ci saranno rimarremo e aspetteremo che le cose maturino. Quindi vi chiarirei che ci sono ruoli nazionali e ruoli ovviamente aziendali, che ognuno faccia il suo mestiere, sennò qui le aziende si trovano a trovare a trattare 2 contratti nazionali con gli stessi contenuti su 2 tavoli diversi. Questo non funziona, non è nella logica delle leggi e noi non seguiamo questo tipo di impostazione. Mi sembra semplice risolverlo per risponderti, quindi come dire, l'auspicio possiamo fare molto veloce se ritorniamo alle logiche che stanno dietro, alle norme che stanno dietro a questi contratti. Secondo elemento, seconda risposta, questo problema dei lavoratori deboli non è un problema solo delle assicurazioni, io sto parlando di un problema nazionale, cui come sindacato e come aziende dobbiamo farci carico, perché non è un problema solo sindacale, sennò sarebbe troppo semplice, ma è un problema assolutamente anche sociale
delle aziende a cui io credo profondamente. Quindi noi dobbiamo stare attenti alle parti disagiate, ma non economiche, disagiate dal punto di vista della capacità di affrontare l'innovazione e le competenze che vengono avanti come forza determinante della nuova occupazione. Allora, di queste persone, di queste competenze che oggi abbiamo, come le gestiamo? Che cosa facciamo? Come ci sediamo al tavolo a affrontare questa evoluzione? Questa è la domanda, secondo me, importante, al di là poi delle solite permessi o aumenti che ci dobbiamo porre ai tavoli sindacali, perché sennò il mestiere del sindacato è troppo semplice. Allora, se uno vuole fare il sindacato, deve gestire questi grandi cambiamenti. Questo noi chiediamo a un sindacato evoluto. Io non parlo di modello tedesco che sia nel consiglio, ma per sedersi nel consiglio bisogna affrontare queste grandi dinamiche. Quindi il tema che ci dobbiamo, prima di dire cosa mettiamo nel contratto, è: siamo d'accordo su questi scenari? Siamo d'accordo che saranno molto impellenti? Siamo d'accordo che dobbiamo gestire una grande trasformazione? Siamo d'accordo che dobbiamo fare grandi investimenti in formazione? Siamo d'accordo che dobbiamo cambiare il modo con cui la gente lavora, perché lo vuole la stessa gente? Allora, se cominciamo a dire che questo è uno scenario in cui ci troviamo, in cui la mia finalità è aumentare l'occupazione delle generali, non è diminuirla, è aumentare l'occupazione, facendo come fare le generali, cioè portando il lavoro dipendente laddove altri hanno soltanto lavoro, diciamo, a partita IVA o lavoro autonomo, e allora questo modello virtuoso lo vogliamo supportare, vogliamo aiutarci ad affrontare questi cambiamenti, oppure non guardiamoli, facciamo come dicevi te, quelli che non guardano il cambiamento che viene, ma poi le cose tanto vanno avanti lo stesso. La forza economica, l'ha detto la storia, è molto più forte delle possibilità di resistenza che chiunque di noi ha. Quindi questo è lo scopo su cui noi ci dobbiamo sedere come parti responsabili. Sono d'accordo con te, non abbiamo tutti i responsabili intorno al tavolo, però insomma di solito chi ha più capacità, più visione, più voglia di incidere sul futuro delle persone in maniera positiva, ecco, allora con questa cosa qui il contratto si fa. Non è ideologia, quello che vi voglio dire, noi non ci siederemo mai al tavolo con ideologia, cioè noi non ci siederemo mai al tavolo avendo delle idee, diciamo, come dire, che sono dettate da un luogo comune ideologico e imprenditoriale. Noi ci sediamo al tavolo con dei fatti, con degli elementi, e li vogliamo gestire col sindacato, perché noi crediamo profondamente nel ruolo del sindacato, come sempre ha fatto nella storia generale, e noi vogliamo continuare a farlo. Quindi è una sfida importante a cui siamo chiamati a rispondere, anticipando il problema. Io dico, siamo ancora in tempo di anticipare il problema e gestirlo e attenuarne le conseguenze, pensando a nuovi lavori, pensando a nuove modalità con cui utilizzare le persone, e quindi facendo investimenti sulla formazione molto importanti. Allora, questa cosa qui per me è un contratto nazionale, cambiando il modo di lavorare e questi nuovi modelli organizzativi, provarli. Io tante volte ho invitato i vostri rappresentanti a vedere come lavoriamo noi nei laboratori, nelle nostre stanze agile, a vedere il centro di innovazione che abbiamo a Mogliano, a capire come i lavoratori oggi lavorano in smart working. Cioè tutte queste cose viste e provate poi si devono tradurre in elementi che noi sanciamo nei contratti. Quindi la mia è un totale auspicio avere il sindacato a bordo, è una totale responsabilità verso i nostri lavoratori, no? Non ho nessuna voglia di tirarmi fuori da questo problema, voglio essere dentro e gestirlo, perché io tengo moltissimo, come voi, alle persone che lavorano con noi.